affetto che non sospettavo. Tanto che mi verrebbe subito a dire: Domini, non sono digno, non sono degno della vostra così amabile partecipazione e indicazione di quanto ho fatto. Sono anche meravigliato, piacevolmente meravigliato, di quanto ho sentito sia dal professor Benelli, sia dal professor Manu Guerra. Non solo professore, Dottor Manu Guerra, non ad sono onore neanche. il professore, dal dottor Il Basile, problema è che non sono neanche dottore. ad onore dottore. Lo devo dire perché. E quindi non è un atteggiamento così scontato che io faccia questi ringraziamenti. Sono veramente quasi turbato di questa accoglienza. Anche perché credo che deluderò molto nella mia conversazione. Deluderò perché chi mi ha preceduto ha toccato i temi di fondo. Io vorrei mantenermi al di qua dei temi di fondo, lasciando aperta la porta a chi volesse affacciarsi a questi temi. E vorrei subito avanzare questa osservazione. Poesia, festa, Leopardi, Dante. Si potrebbe dire, ma con la pericolosità del mondo attuale, con quello che il nostro tempo sta presentando, non è una perdita di tempo, anche se pur nobile, soffermarci sulla poesia, sulla festa, sui poeti, per quanto grandi essi siano. E non ci sono dei problemi ben più urgenti che incalzano e in relazione ai quali si dovrebbe riflettere? Pensiamo al problema dell'immigrazione, gente affamata che viene da noi. Per fuggire che cosa? Per fuggire ciò che l'uomo da sempre ha fuggito, la morte. Noi questa parola tendiamo a non pronunciarla, ma è il motore di tutto quello che è accaduto, che accade e che accadrà nel mondo. L'uomo vuole fuggire la morte. E allora la vuole fuggire in molti modi che noi abbiamo constatato lungo la storia dell'umano e la storia dell'Occidente. E allora da capo, in questo panorama non è stridente l'argomento che ho proposto, soprattutto in relazione al fatto che, come dirò tra poco, le mie considerazioni cominceranno con due citazioni che parlano dei fiori. E allora la situazione peggiora col tempo che abbiamo davanti, perché perdere tempo a parlare dei fiori? E poi la festa, e poi la poesia. Ma siamo proprio sicuri che la festa, soprattutto nella sua forma arcaica, non abbia nulla a che vedere con la morte? Siamo proprio sicuri che la poesia non abbia proprio nulla a che vedere con la morte? Ma incominciamo a sentire questi due brevi brani. Il primo dice, parla dei fiori. O fiori di perpetua letizia, che pur uno parermi fate tutti i vostri odori. L'altro brano è di timbro del tutto diverso.
e dice: tutto intorno una ruina involve, dove tu siedi, o fior gentile, e al cielo quasi i danni altrui commisurando, levi un profumo che il deserto consola. I danni altrui commisurando, di dolcissimo odore mandi un profumo. È chiaro che anche per, direi, dal punto di vista musicale, si è di fronte a due timbri radicalmente diversi. Il primo brano dice: o perpetui fiori dell'eterna letizia. E i fiori fioriscono sui rami, i rami provengono dal tronco, il tronco è l'eterna letizia. L'eterna letizia è la letizia che è propria del sommamente divino. E è chiaro che quindi il sommamente divino è il divino cristianamente inteso. Siamo di fronte a due versi di Dante. I fiori si costituiscono in modo tale che la loro molteplicità dia luogo a un unico odore, che per uno parer mi fate tutti i vostri odori. L'altro brano è di timbro, come dicevo, assolutamente diverso, e comincia con una parola tragica: or tutto intorno una rovina involve dove tu siedi. Chi è questo tu? E Dante, Leopardi, perché di Leopardi si tratta, l'aveva nominato all'inizio del canto, che è appunto il canto della ginestra, che è l'odorata ginestra. Il canto si intitola Il fiore del deserto, si intitola La ginestra o Il fiore del deserto. O tutto involve una ruina dove tu siedi. È rilevante il fatto che più innanzi nello sviluppo del canto Leopardi dica che sovente a queste rive che il frutto indurato imbruna secco la notte, la ginestra siede dove siede il poeta. E dove seccono è detto all'inizio del canto, qui sull'arida sponda del formidabile monte sterminator Vesero. E il monte sterminatore è il datore della morte. Anche, ripeto, se noi tendiamo ad allontanare la figura, le forme della morte, però è ciò con cui i popoli sin dall'inizio hanno fatto i conti. E proviamo a portarci a questo inizio. E com'è che l'uomo comincia a vivere e a respirare? E se non avesse spazio, sia pure per il suo respiro, che dilata il petto, se fosse chiuso in una corazza, in una barriera che non gli consente il dilatarsi del petto, morirebbe.
Da prima l'uomo si trova di fronte a una barriera inflessibile, da prima dico in illo tempore, che lo uccide, gli impedisce di innanzitutto appunto di respirare anche in senso fisico, ma poi di muoversi. Se l'uomo non si muove, muore. La barriera, che se dovessi scrivere questa parola, la scriverei con lettera maiuscola, perché è il primo presentarsi di ciò che poi l'uomo chiamerà il demonico, il divino, che per la sua presenza inflessibile rende impossibile la vita dell'uomo. Potremmo dire, ma tutte queste espressioni andrebbero calibrate con un tempo superiore a quello che abbiamo a disposizione, che all'inizio il Dio uccide l'uomo. E l'uomo per vivere, per respirare, diamo adesso a questa parola tutta la gamma di significati che essa può acquistare, l'uomo per vivere deve uccidere Dio. E uccidere nel senso che deve farlo arretrare per quel tanto che sia consentito all'uomo il respiro. Dio deve arretrare, ma l'arretrare della barriera inflessibile, l'arretrare è la morte dell'inflessibilità che costituisce la caratteristica del tremendum, uso una parola di Rudolf Otto, che insieme è fascinans per quanto di l'altra parola. L'uomo riesce a sopravvivere solo se fa arretrare il divino. Ma d'altra parte l'inizio della Bibbia dice proprio questo. Il serpente dice ad Adamo: "Eriti sicut di, se mangerete la mela". Il che vuol dire che mangiando la mela si è come Dio. Il che vuol dire che mangiare la mela è mangiare Dio. Essere sicut di vuol dire mettersi là dove, in quel luogo dove solo il Dio avrebbe diritto di occupare. Là che solo il Dio avrebbe diritto di occupare. Quindi il gesto di Adamo è proprio il gesto di chi, volendo respirare, volendo uscire dalla situazione irenica, ma potremmo dire preumana, del paradiso terrestre, vuole mettersi al posto di Dio. Questo è un processo che continuerà su, come accennava sia il professor Benelli sia il dottor ad onore Manu Guerra, sia il dottor Basile o professor Basile. E arriverà su fino a Leopardi e oltre Leopardi fino a Nietzsche. Quando Nietzsche afferma Dio è morto, e non si tratta, anche se Nietzsche ha fatto di tutto per scrivere con una scrittura difficilmente comprensibile e sopportabile, ma non si tratta delle follie di un filosofo letterato che a un certo momento si è sognato di dire Dio è morto. E prima di lui Leopardi lo dice, Dio è morto. Si può dire che, anche se l'espressione non è presente in Leopardi, però la sostanza del discorso è presente e anticipata da Leopardi. Ebbene, l'uomo vive solo se fa arretrare il divino, solo se infrange la barriera. E cosa vuol dire infrangerla? Vuol dire farla a pezzi. Ma nello stesso tempo, poiché non c'è altro che la barriera di fronte all'uomo, infrangerla vuol dire avere a disposizione quei pezzi che consentono la vita. La barriera infranta è il nemico vinto, la donna posseduta,
l'animale ucciso, catturato e ucciso, gli elementi dominati, la luce e il fuoco dominato. E infrangere la barriera vuol dire avere a disposizione ciò che consente all'uomo la vita. Per questo prima dicevo, ha ragione Rudolf Otto ad affermare che il divino è tremendum e fascinans. È tremendo perché impedisce la vita dell'uomo, o almeno inizialmente ne impedisce il sorgere, e insieme fascinans perché è ciò che consente all'uomo di impadronirsi, di usare, di cibarsi dei frammenti della barriera infranta. Quando l'uomo si rende conto di essere riuscito a farsi largo nel demonico divino, si rallegra perché è riuscito a vivere, è riuscito ad allontanare la morte. Questo rallegrarsi è il momento di eccezionale importanza che si chiama appunto festa. La festa arcaica, possiamo dire, è il rimedio con cui l'uomo celebra la propria vittoria sulla morte. Innanzitutto, che cos'è la festa arcaica se non la costruzione di un'immagine? L'uomo festivo arcaico non è che compia gesti diversi da quelli che compie durante la giornata. Caccia, uccide, possiede la donna, si difende dagli elementi. La danza festiva è l'immagine di tutte queste cose. E mi pare che il professor Benelli avesse accennato prima, o ne parlavamo prima, della musica, ma è interessante, faccio una parentesi, è interessante il fatto che sappiamo che in molte popolazioni la festa che riproduce la forma arcaica incomincia con un grido dissonante che si riduce all'unisono, dove emerge la voce del cantore che ripete il grido col quale l'uomo riesce a infrangere la barriera. Il grido è lo schianto della barriera infranta e la vittoria sulla morte. Nella festa arcaica si ripropone il grido inserendolo nell'immagine che in quanto tale è un distaccarsi da ciò di cui essa è immagine. L'uomo festivo si immedesima nell'immagine e quindi si allontana dal pericolo della morte. Festa nella lingua greca si dice teoria, teoria. E la parola teoria è costruita su una radice indoeuropea, e che è la stessa radice che è presente in parole come felix, la felicità. Il festivo è il luogo della felicità. Ma non solo felix, ma anche femmina. Femmina intesa come colei che nutre l'uomo appena nato. La nutrice. Zele in greco, zelis in greco, è la mammella. Quindi festa, questo fe è se stesso la radice te, felix, teoria, femmina.
Nella festa l'uomo include tutto ciò che poi si disperderà nel mondo, nella diaspora dei fattori che costituiscono la festa. Nella festa c'è il canto, c'è l'architettura, le ombre disegnate nella notte dai fuochi, c'è una certa sapienza, c'è un certo senso del mondo che viene percepito, ossia è presente in una unità. E tutto ciò che poi nel mondo si squadernerà, diventerà mito, tecnica, filosofia, arte, poesia, prassi. La festa è tutto questo celebrato nell'immagine. E la nostra sorpresa, alla quale facevo prima riferimento, ma perché parlare di queste cose in un tempo così pericoloso? La nostra sorpresa deriva dal fatto che i fattori che costituiscono la festa, separati, acquistano una fisionomia diversa. Per esempio, la poesia viene chiusa nell'ambito dell'estetica, che è una grande cosa, ma c'è il pericolo che chiudendo la poesia e l'arte nell'estetica si dimentichi il compito che la poeticità originaria del festivo ha di allontanare la morte. Quindi la poesia è tutt'altro che un luogo di perditempo che non guardano il senso del mondo in cui stanno vivendo. La poesia corre il rischio di essere questa quando viene appunto chiusa nell'ambito dell'estetismo, ma originariamente la poesia è il contenuto del canto. E Leopardi mi pare che a un certo momento richiama quell'espressione banale ma quanto mai significativa: canta che ti passa. Ma che cosa deve passare? L'angoscia. Ma dietro l'angoscia che cosa sta? La morte, ancora una volta. Canta che ti passa. E non un canto che sia soltanto suono, ma un canto che dice qualcosa. Un suono che è insieme parole. La poesia. Quando Dante pronuncia, rivolgendosi ai beati, e li chiama o perpetui fiori, e sta procedendo, e sono lieto di dire queste cose di fronte a uno specialista come Manu Guerra, e sta facendo un'operazione in cui smentisce la propria teoria intorno alla poesia, intorno all'arte. C'è un passo del Convivio dove Dante, parlando dell'allegoria, dice: l'allegoria, nell'allegoria la verità è oscurata dalla bella menzogna. La bella menzogna che cos'è? È appunto l'aspetto poetico letterale considerato di per sé stesso, cioè separatamente da ciò a cui l'allegoria si riferisce. In questo Dante è discepolo di Platone, per il quale appunto da capo la musica è suono unito a parola, ma non una parola qualsiasi, una parola che dice la verità, che quindi non può essere la parola dei puri poeti. Presso poco dice Platone: o i poietai pseudontai, i poeti mentono molto. È chiaro, perché è la bella menzogna, quella della poesia, separata dalla verità.
poi leopardi e Nietzsche saranno leopardi fino a un certo momento, Nietzsche continuativamente, saranno celebratori della bella menzogna, perché il cantare che fa passare, canta che si passa, è un cantare che allontana nell'illusione la presenza angosciante della morte. Ebbene, pensiamo a un Dante che passa la vita a scrivere la commedia. Dante è un formidabile conoscitore della filosofia di San Tommaso. San Tommaso è un formidabile conoscitore della filosofia greca. Non dimentichiamoci che l'Islam oggi ha le stesse radici, anche tra parentesi, anche l'ebraismo, Filone, l'ebreo cerca di conciliare il Vecchio Testamento con la filosofia greca, è la stessa operazione che fa l'arabo Avicenna, volendo conciliare Maometto, il Corano, con la filosofia greca, è la stessa operazione che fa San Tommaso, volendo conciliare la dottrina cattolica da capo con la filosofia greca. Se ci dimentichiamo di queste cose non capiamo nulla, sempre dentro la parentesi, non capiamo nulla dello scontro attuale, che è uno scontro in famiglia, lo scontro attuale tra mondo occidentale e mondo islamico. Chiudo la parentesi. Ma stavo dicendo, Dante smentisce coi fatti, cioè scrivendo la commedia, la propria teoria intorno alla poesia, perché lui, che conosce così a fondo il pensiero filosofico, e quel pensiero filosofico che il cristianesimo assume come preambula fidei, cioè come base sulla quale si instaura, si inserisce la rivelazione cristiana, e Dante, che conosce tutto questo, non è soddisfatto, vuole altro, cioè vuole il cristianesimo cantato dalla poesia. Non gli basta il Quaerite primum regnum Dei. Cercate soprattutto il regno di Dio, che non ha bisogno di nient'altro. Per essere beati non c'è bisogno di cantare, non c'è bisogno della poesia, non c'è bisogno di nient'altro che della verità portata innanzi dal Cristo. Ma Dante non fa questo. Per lui il cristianesimo si iscrive e passa, ripeto, la vita a compiere questa iscrizione, si iscrive nella aura poetica, e facendo questo mostra che l'uomo deve querite regnum Dei e della poesia, il regno di Dio e della poesia. Cioè il regno di Dio non può bastare per essere soddisfatti dell'esistenza, occorre anche il canto poetico. Starei per dire, incomincia qui un processo dove l'arte cristiana incomincia a voltare le spalle, proprio in quanto arte cristiana, al cristianesimo. Perché l'istanza autentica del cristianesimo è cantare per lodare Dio. Laddove, di fronte a un evento così grandioso come la commedia dantesca, incomincia ad emergere questo atteggiamento del lodare Dio per cantare, di modo che lo scopo ultimo
diventa non la lode di Dio, ma il canto. O perlomeno non c'è lode di Dio senza canto. Ma poi il canto finirà per prevalere. E questo lo potremmo dire di tutta l'arte cristiana, da Giotto a Bach. Spesso abbiamo la sensazione, sentendo le grandi passioni di Sebastiano Bach, che i testi sono inferiori alla musica. I testi che spesso risalgono alla pietà evangelico-protestante hanno uno spessore inferiore alla potenza musicale delle passioni. Ecco, Bach è per eccellenza il lodatore di Dio per cantare. E però a questo punto il cristianesimo e la tradizione filosofico-cristiana dell'Occidente potrebbe ribattere dicendo: beh, ma che autorità hai tu, arte, di volerti porre come scopo del religioso, della religiosità? La religiosità come mezzo per cantare, sì che il canto è lo scopo. La tradizione può ribattere all'arte: ma che diritto hai, sto ripetendo, che diritto hai ad avere questa pretesa? E a questo punto l'arte non può ribattere, neanche Dante può ribattere. E cioè l'arte cristiana rimane un sintomo di una tempesta che sta per abbattersi sulla tradizione occidentale. Qui no, la tempesta della distruzione della tradizione. Una distruzione che vede, appunto, come protagonista, lo ricordava prima anche il dottor Manuguerra, il professore Benelli e il professor Basile, è una tempesta che ha come primo protagonista Leopardi. E qui dobbiamo soltanto accennare, perché il tema è decisivo. Si può dire che il tema sul quale oggi siamo chiamati a discutere, che cos'è per esempio tutto il problema del fine vita, dell'aborto, dell'eutanasia, se non da un lato coloro che ritengono che non ci sia nessuna verità inviolabile e che quindi l'uomo possa oltrepassare ogni limite, dall'altro invece coloro, i difensori della tradizione, che ritengono che una verità inviolabile ci sia e che l'inviolabilità par excellence sia costituita dal Dio e che quindi nessuna tecnica umana può oltrepassare questi limiti. Quindi stiamo parlando dei problemi attuali, anzi potremmo dire, caricando la dose, ma non ci stiamo forse avvicinando a un tempo in cui, sotto la pressione dei popoli poveri, i popoli ricchi reagiranno dovendoli distruggere in qualche modo? E allora, da un lato, ci saranno i difensori della tradizione, che si fanno sentire anche oggi, i quali diranno: eh no, la dignità dell'uomo è un valore sacro che non può essere violato. E dall'altro ci saranno coloro che dicono: mors tua, vita mea. Dobbiamo morire. La direzione è quella oggi. Dobbiamo morire noi perché voi viviate? Quando mai si è visto un popolo sacrificarsi per far vivere un altro popolo? Quindi il problema a cui stiamo riferendoci parlando della distruzione compiuta da quello che chiamo in genere il sottosuono filosofico del nostro tempo, e la distruzione della tradizione, non è un argomento astrattamente filosofico, tra virgolette,
Riguarda i problemi con cui noi oggi abbiamo a che fare, se non vogliamo limitarci a non vedere oltre il nostro naso e se non vogliamo evitare quella politica autentica che guarda appunto oltre e si preoccupa di problemi che non possono essere risolti nell'immediato. Ebbene, dicevo, per toccare questo punto relativo a Leopardi, dobbiamo limitarci a pochi cenni. Leopardi, seguito poi da Nietzsche, e noi italiani non ci rendiamo conto della ricchezza del nostro patrimonio culturale, perché oltre a Leopardi c'è anche un personaggio che sul quale è cresciuta la diffidenza perché è stato fascista, o il fascismo è stato gentiliano, perché di gentili intendo parlare. Ma se vogliamo elencare gli abitatori primari del sottosuolo filosofico del nostro tempo, e allora oltre all'italiano Leopardi c'è l'italiano Giovanni Gentile. E ripeto, non è il caso di dire che era fascista, è semmai il fascismo che ha tentato di essere gentiliano. È comico come Gentile sia stato tradotto, sia stato tradotto recentemente in America, e uno degli elogi più notevoli che siano stati fatti a Leopardi, ho detto Gentile? No, Leopardi. E uno degli elogi maggiori che sono stati fatti a Leopardi riguardavano la sua conoscenza di Locke. Ora, certamente Locke è un grande pensatore, ma Leopardi è ben altro che un conoscitore di Locke. Però questo tanto per dire come ancora la potenza della cultura italiana resti ai margini della cultura dei popoli ricchi, che in quanto ricchi dominano anche la cultura mondiale. Ebbene, dunque, qual è il nocciolo del discorso di Leopardi e di Nietzsche e di Gentile? Dobbiamo in poche parole indicare il tratto comune, cioè una formula che sia in grado di esprimere tutti e tre. Dice la tradizione, c'è Dio, Dio eterno. Ma cosa vuol dire un Dio eterno? Penso che qui ci siano molti di loro che hanno una coscienza cristiana e che di fronte agli eventi che irrompono, alle novità che ogni giorno ci porta davanti, non pensino a Dio come un essere che di fronte all'evento dica non me l'ero aspettato. No. Il Dio è anche dunque il Dio cristiano non è colto alla sprovvista dal venire innanzi degli eventi. Li ha presenti tutti, li prevede tutti. La salvezza dell'uomo cristiano sta appunto nel mettersi nelle mani di Dio, perché stando nelle mani di Dio si sta nelle mani della previsione totale del mondo, che comunque le cose vadano, è guidata dalla potenza con cui l'uomo ha fatto alleanza, Dio. Ma questo Dio che domina non solo il presente, ma dunque anche il futuro, è signore anche del futuro, la parola signore è significativa, è signore anche del futuro, ma anche il passato. Non è che il passato esca dalla dominazione divina. Quindi Dio è la legge che si impone sul presente, sul passato, sul futuro. Mi sto un po' avvicinando ai temi ai quali si riferivano i colleghi che hanno parlato prima di me. Dio, proprio perché è l'Eterno, riempie ogni spazio del futuro. Non c'è uno spazio futuro che possa dire a Dio
io ho una mia legislazione che si sottrae alla tua regalità. Ogni evento futuro è un suddito di Dio. Ma il futuro che cos'è per tutta la cultura occidentale che cresce, e questa è una battuta che lascio lì a costo di scandalizzare, cresce sulla filosofia. Ma chiudo questa battuta. Che cos'è l'assolutamente fuori discussione per la cultura occidentale che è essenzialmente filosofica? Come diceva il professor Basile, è il fatto che le cose escono e ritornano nel nulla. Che cosa sono i nostri morti? Sono coloro che erano, ma adesso non sono più. Cosa vuol dire non sono più? Sì, qualcosa di loro rimane, ma ciò che concretamente erano durante la loro vita, quel che erano, se n'è andato via. Se n'è andato via dove? Nel nulla. Non è più nulla. Se tutto quello che era rimanesse, non ci sarebbe un passato. Allora, dunque, da un lato c'è un Dio che occupa tutti gli spazi. Dall'altro lato c'è la convinzione dell'Occidente, che è presente non solo nel campo filosofico, ma in tutti i campi. Dal campo giuridico, scientifico, economico, pratico, abbiamo sempre sulla bocca il non ancora e il non più. Ecco, da questa convinzione si distacca radicalmente quel Dio che invece ha la pretesa di essere la legge e del nulla futuro e del nulla passato. Il futuro che tutti noi, in quanto abitatori dell'Occidente, crediamo che sia un ancor nulla. Il passato che tutti noi abitatori dell'Occidente crediamo che sia un ormai nulla, quel non ancora, quel non più, sono cancellati dalla presenza dell'Eterno, il quale riempie tutti gli spazi e rende impossibile quel divenire dal nulla e andare nel nulla che per l'Occidente e che per gli stessi amici di Dio è l'indiscutibile. Gli amici di Dio, affermando Dio, negano la base della loro affermazione. Questo in qualche modo è l'atmosfera, in qualche modo è l'atmosfera che viene portata innanzi da questi giganti del pensiero che sono Leopardi, Nietzsche e Gentile. Dicevo prima che avrei deluso con queste mie considerazioni, perché stiamo parlando della festa della poesia, della filosofia dei mortali, ossia di coloro che credono nell'uscire dal nulla e nel ritornarvi. Mi avvio alla conclusione dicendo che tutti quei fattori di cui parlavo prima che costituiscono la festa arcaica, tutti quei fattori, vivono solo in quanto inizialmente sono avvolti dal senso mitico del mondo. La freccia colpisce per l'uomo arcaico solo se è protetta dal demone. Se no, anche se uccide l'animale, questo è straordinariamente interessante, anche se uccide l'animale, l'uccisione è apparente. Quindi la freccia, lo strumento, la tecnica è efficace solo se è avvolta dal senso mitico del mondo. Quindi il senso mitico del mondo è ciò che rende efficace lo strumento. Quindi è lo strumento originario. Il mito è la tecnica originaria.
ancora più tecnica è la filosofia, la quale la posta in gioco è troppo alta, si tratta della morte, e la filosofia che non può lasciare al mito la parola e deve evocare il senso vero del mondo. La filosofia in qualche modo ripete il mito, ma se ne differenzia essenzialmente. Aristotele dice: Caio philomithos pos philosophos estim. Anche l'amante del mito è in qualche modo filosofo. Perché? Ma perché si difende da zauma, zauma è l'angoscia per la morte. Non è vero che la filosofia per Aristotele nasca dalla meraviglia, ma la filosofia nasce dalla paura, così come più tardi dirà Nietzsche della scienza. La scienza nasce dalla paura, è per la paura della morte che facciamo, che vogliamo sapienza, e poi sapienza filosofica, e poi sapienza scientifica. La tecnica oggi ha carattere essenzialmente fisico-matematico, però è la situazione attuale della tecnica. La tecnica è essenzialmente capacità di salvare dalla morte. Che oggi ci si salvi dalla morte utilizzando la concettualità fisico-matematica è una situazione, ma non necessaria, ma è una situazione dovuta al fatto che si constata che pregando, Gesù dice, se pregherete con fede muoverete le montagne. Questa è la super tecnica, la preghiera come super tecnica. E oggi non si crede più che pregando si muovono le montagne. Si crede sempre di più che la tecnica guidata dalla scienza moderna muova le montagne e faccia ben di più, ricostruisca l'uomo, faccia l'uomo nuovo, ricostituisca il mondo, lo trasformi radicalmente, il computer universale, che non amministra più soltanto notizie, ma fatti. Il nuovo Dio oggi è la tecnica. Ebbene, se Leopardi indica la poesia come necessariamente unita alla filosofia, e Leopardi fa questo perché capisce che la poesia da sola non può avere quella verità che la filosofia ha portato alla luce alla sua nascita. Mi pare che lo citasse il professor Basile: nobil natura è quella che a sollevar s'ardisce, e guardiamo se mi ricordo, nobil natura è quella che a sollevar s'ardisce e che con franca lingua, nulla ver detraendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte e il basso stato e frale. Qui sarebbe interessante, non voglio abusare della loro ormai provata pazienza, ma sarebbe interessante vedere come la ginestra sia la nobile natura, e la nobile natura che è il filosofo poetante, sia Leopardi. Il fiore del deserto è la nobile natura. La nobile natura è quella che siede come fiore gentile sul crinale, sulle rive del monte sterminatore. Ebbene, Leopardi arriva a questa visione che non esito a dire portentosa, per cui la verità da sola è agghiacciante, perché se l'eterno non esiste,
Tutto è destinato a uscire dal nulla e a rientrare nel nulla. Ma la visione di questa verità agghiacciante è annientante. E se si vuole un poco sopravvivere, ripristinando quel po' di sopravvivenza che c'è all'inizio quando l'uomo combatte contro la barriera, se si vuole un po' sopravvivere, occorre il canta che ti passa, cioè occorre la poesia che Leopardi, parlando del genio, pensate che Leopardi, pensino che Leopardi dice queste cose a 21 anni. E dice, nel genio c'è insieme la poesia e la filosofia. E arriva in questo pensiero, mi pare che sia il 263 o 62 dello Zibaldone, dice questa frase formidabile: l'anima riceve vita dalla forza con cui vede la morte perpetua di tutte le cose e sua propria. Se vedo il nulla filosoficamente sono annientata, e la nullità di tutto è la verità una volta che non c'è un Dio eterno. Se vedo filosoficamente e basta, dice Leopardi in quel passo, il nulla è morte e mortifero. Ma la forza con cui vedo la nullità delle cose mi fa vivere. Ripeto il passo, l'anima riceve vita dalla forza con cui vede la morte perpetua delle cose e sua propria. E di qui il ripristino in qualche modo della situazione festiva originaria in cui il fattore sapienziale è unito al fattore poetico. Sarà un'operazione tentata anche da Wagner, la Gesamtkunstwerk di Wagner, l'opera d'arte totale. È strano questo accostamento tra Leopardi e lo stesso Dante, che unendo poesia e filosofia intendono ricostituire in qualche modo l'unità originaria della festa. Ma ora Leopardi propone che dopo il tramonto della tecnica guidata dalla scienza moderna, le pagine di Leopardi in proposito sono chiarissime, dopo il tramonto che nella Ginestra è rappresentato dalla rovina di Pompei, la rovina della civiltà, dopo il tramonto sia l'unità di poesia e filosofia far vivere ancora per un poco quei pochi che sanno capire la grandezza di questa unità. E dicevo prima che avrei deluso, perché non ho parlato dei grandi temi ai quali hanno accennato i miei colleghi che hanno preceduto me, ma vorrei chiudere con questa considerazione. E dicevo prima, la tecnica non è necessariamente legata alla fisico-matematica. Il sapere fisico-matematico oggi riconosce di essere un sapere statistico-probabilistico. In modo, si pensi alle intuizioni anche un po' esagerate di un Hawking. Il mondo proviene a caso dal nulla e se ne va a caso dal nulla. Qui è la fisica a parlare, trasbordando oltre i propri confini, ma è la fisica a parlare. Il mondo, ma anche un altro ripetitore in qualche modo di Hawking, il fisico Krauss, che hanno discusso appunto su questa eventualità, su questa che per loro è una certezza,
ma che non può essere una certezza. Perché? Perché ormai la scienza da tempo riconosce di non essere più quella verità assoluta che la filosofia ha portato alla luce. La scienza non è più la scienza galileana, dove Galileo diceva che intensive, dal punto di vista dell'intenzione, le conoscenze matematiche dell'uomo sono uguali a quelle che possiede Dio. No, oggi perfino la matematica riconosce il proprio carattere ipotetico. Chi non conosce, se non altro per sentito dire, l'insieme di teoremi di Gödel, i quali dimostrano la possibilità che all'interno di un sistema matematico sufficientemente elaborato si presenti una contraddizione a partire dai postulati di cui attualmente la matematica si serve. Quindi la scienza, e soprattutto quella scienza dura che è la matematica, perfino quella scienza dura che è la matematica, riconosce il proprio carattere ipotetico. Non c'è nulla di scientificamente assolutamente vero, nulla. La scienza parla di ipotesi, ma una tecnica che si sta facendo avanti sostituendo il vecchio Dio e ponendosi essa come capacità di muovere le montagne. E una tecnica fa questo fondandosi su quel sapere scientifico che riconosce la propria ipoteticità. Penso che, anzi senz'altro, loro sanno che Keynes, quel famoso economista dei primi decenni del secolo scorso, parlava in termini di possibilità che la tecnica risolve i problemi dell'umanità. La questione è: sarà più rapida la scienza a risolvere questi problemi o sarà più rapido il processo che conduce i popoli poveri al godimento delle ricchezze dei popoli ricchi? Questo è il problema. Quale di questi due processi sarà più veloce? Prima dicevo, ma i popoli ricchi, prima di farsi togliere di mezzo, useranno ogni mezzo. Per ora hanno tentato di usare lo strumento della limitazione delle nascite, ma arrivati ai ferri corti ci sono altri strumenti nelle mani di coloro che posseggono la ricchezza di sopravvivere. Ebbene, Keynes rilevava che la tecnica potrebbe risolvere i problemi dell'umanità. E chiosando questo concetto, i bisogni elementari, chiosando questa affermazione, potremmo dire che stiamo andando attraverso il tempo attuale, che è terribile insieme affascinante, stiamo andando verso il paradiso della tecnica. Se diamo per scontato la capacità dei ricchi di sopravvivere ai poveri, ci sarà il paradiso della tecnica dei ricchi. O comunque ci sarà il paradiso della tecnica, di una tecnica che sarà riuscita a far sopravvivere e ricchi e poveri. Paradiso della tecnica che però si rivela un inferno. Perché? Ma se la tecnica è in grado di dare all'uomo la felicità massima, il benessere che l'uomo non ha mai goduto lungo la sua storia, e loro sanno che quando si è felici si teme, tanto più si è felici quanto più si teme di perdere la felicità, ma la tecnica si sta avviando, superato il tempo intermedio che noi stiamo vivendo, si sta avviando verso l'elargizione della felicità massima di cui l'uomo potrà godere. E l'uomo avrà questa progressivamente crescente angoscia di perdere la felicità posseduta dalla tecnica. Ma perché l'angoscia? Ma proprio perché la tecnica non può garantirgli la verità assoluta della felicità posseduta. Non può garantirgli quella verità
alla quale Leopardi, Nietzsche, Gentile e qualche raro altro hanno dato addio. Si profila il tempo in cui allora i popoli, non le elite come possiamo essere noi, che godiamo dei vantaggi di poter passare un pomeriggio ascoltando, non il vantaggio di ascoltare a me, ma di usare qualche tempo a riflettere su questi problemi. E saranno invece i popoli, non le elite, a riflettere su ciò che a loro necessariamente mancherà, cioè la verità della loro felicità. Ma una verità che non potrà essere quella distrutta da Leopardi, da Nietzsche, da Gentile e da qualche altro. Non quella verità che Dante ha sentito il bisogno di includere nella bella menzogna. Saranno i popoli a riflettere sulla possibilità di un senso nuovo della verità. E qui devo ringraziare gli amici che prima hanno parlato, perché di questo senso diverso, dove dunque si va oltre la poesia e la festa dei mortali, un senso diverso che porterebbe al di là di ciò che chiamiamo civiltà dell'Occidente, in nostra forma di tecnica. E questo U andrebbe calibrato, o è essa stessa la prima forma di tecnica. Se riflettiamo sulla sequenza per cui la volontà dell'uomo deve andare innanzi sfondando, infrangendo, flettendo l'inflessibilità della barriera, quando l'uomo si rende conto di averla flessa e celebra la propria vittoria, e la festa è il luogo di questa celebrazione, cioè viene riconosciuta la vittoria dell'umano sul divino. Nel Vecchio Testamento quel tentativo dell'umano di vincere il divino fallisce, ma il corso della storia mostra qualche cosa di diverso. Quindi la festa è, come tutti gli altri, come i fattori che la costituiscono, è una forma di tecnica, è tecnica la poesia. Cosa vuol dire poesia? Viene dal greco poiesis. Poiesis vuol dire che cosa? Produzione, produrre. Che poi la nostra attenzione sia attratta da quel tipo di produzione particolare che è la poesia in senso, tra virgolette, letterario, un'altra faccenda, ma la poesia originariamente è il canto di chi guida l'esercito contro il nemico. Questa è la poesia originaria, l'esortazione che fa vincere. Allora, risponderei rapidamente dicendo la festa, per quanto interessante sia il suo significato, è una forma di tecnica. E collegherei questa risposta, ecco, la grande questione è quella di vedere la legittimità della tecnica. Vedo che loro amabilmente mi sospingono il mio discorso verso le questioni ultime, ma credo di essere riuscito a evitare in quello che ho detto le questioni ultime. Ho parlato di questo grande evento che riguarda la storia dell'Occidente, ma che è l'evento dell'alienazione. Ho parlato del negativo, ma il negativo non è un'idiozia. Lucifero non è né uno stupido né brutto. Lucifero vuol dire portatore di luce. Ora, tutte le bellezze e le grandezze della nostra civiltà
rientrano in questa ombra che le spinge ai margini dell'essenziale. E però l'alienazione è tanto più grande quanto più grande è la verità rispetto a cui l'alienazione è tale. In sostanza ho parlato dell'errare, ma l'errare non è una bazzecola, è il grande Lucifero. E solo perché l'errare è grande, la verità è grande. Se la verità avesse da eliminare un piccolo errore, sarebbe una piccola verità. Se un santo avesse ad eliminare un piccolo male, sarebbe un piccolo santo, e così via. Quindi sì, ho parlato dell'errore, ma cercando di far vedere la grandezza del suo svilupparsi, del suo andare inevitabilmente verso quel luogo, cioè il paradiso della tecnica, dove il paradisiaco finisce per coincidere con l'infernale. Passo alla seconda domanda, che mi pare contigua a quello che ha detto il professor Benelli. E guardi che da parte è un enorme poeta, ma un enorme filosofo. Lo Zibaldone sono 4.000 pagine in cui 3.000 sono dedicate alla filosofia. Quindi bisogna vedere i motivi per i quali ha detto no a Dio. Non è, ripeto, non lo è neanche Nietzsche, non è un vago letterato il quale si prende la briga di dire no, Dio non c'è. Bisogna, questo è un invito che faccio anche agli amici cattolici, anche alla Chiesa. Guardate che il vostro nemico non è il relativismo. Il relativismo è un'ingenuità filosofica. Perché se ogni conoscenza è relativa al solito argomento molto scettico. Se ogni verità è relativa, è relativo anche l'affermazione che ogni verità sia relativa. Ora, il nemico autentico della religiosità ebraico-cristiano-islamica non è il relativismo, è quello che ho chiamato il sottosuolo del pensiero filosofico del nostro tempo, e non dicendo tra le molte cose che non ho detto. E questa notazione importante, che la filosofia, il sottosuolo filosofico del nostro tempo, è la voce che dice alla tecnica: guarda che tu hai le gambe per camminare. Mi spiego. Sintanto che la tecnica è intesa in senso scientistico, fisicistico, riduzionistico, cioè è la tecnica degli scienziati, e noi ne vediamo molti di scienziati che sono religiosi. Ma perché? Ma perché ormai la scienza non può più dire, poniamo alla religione, tu sei un errore. Di qui l'ingenuità di un Hawkins che avevo prima citato. Perché la religione può replicare alla tecnica, guarda alla scienza, guarda la scienza che tu sei ipotetica, come tu pensi che sia ipotetica io religione? È lo scontro tra due forze. Fintanto che si sta a questo livello, gli scienziati fanno molto bene a rifugiarsi nella religione. Ma c'è quel discorso, ci sono quelle 4.000 pagine di Leopardi, c'è Nietzsche, c'è Gentile, forse c'è Dostoevskij, adesso allungo l'elenco ma di poco, forse c'è Bergson, ma vedono che non pronuncio i magna nomina, per lo più quelli che corrono di più sulla bocca, per esempio Heidegger, per esempio Wittgenstein. No, non appartengono loro al sottosuolo, perché un Heidegger che dice che gli dèi, ripercorrendo Hölderlin, gli dèi possono ritornare, che parla di un ultimo Dio possibile,
non è Heidegger che ha chiuso, non è il Leopardi che ha chiuso i conti, ma per certi motivi che bisogna discutere, non è il Leopardi che ha chiuso i conti con la tradizione. Quindi invito gli amici cattolici ancora una volta, e lo faccio anche qui, bisogna fare i conti con questo discorso, il cui schema l'ho indicato prima. Se c'è, mentre la tradizione dice, la tradizione filosofica, questa grandezza che è la tradizione filosofica, la tradizione dice, se non ci fosse Dio non potrebbe esserci il mondo. Ho sentito, se non ci fosse Dio non potrebbe esserci il mondo. E viceversa, costoro, gli abitatori del sottosuolo, fanno vedere, ma bisogna vedere in concreto, cose che qui non abbiamo fatto, i motivi per i quali essi dicono se ci fosse Dio non ci potrebbe essere questo mondo, cioè quel mondo che gli stessi amici di Dio devono porre alla base per poter fare il viaggio dal mondo a Dio. E bisogna guardare in faccia questo nemico e non semplicemente liquidandolo come così le farneticazioni di un Nietzsche che aveva la sifilide, o di un Leopardi che era malformato e non riusciva ad andare con le donne che gli piacevano. Sì, prego. Professore, io faccio parte di... con le donne che gli piacevano. Tremendum et fascinans. Il divino è celebrato, ma insieme è temuto. Io non credo nel carattere esplicativo della psicoanalisi, però è curioso che Freud abbia visto nel festivo la reminiscenza dell'uccisione degli antenati, la colpa che l'uomo in qualche modo avverte è l'uccisione del padre arcaico. E allora la festa vorrebbe ripristinare i ponti rotti. Infatti io ho parlato di alleanza dell'uomo con ciò che l'uomo ritiene la potenza suprema. È un punto da meditare questo. All'inizio, ma anche qualche filosofo contemporaneo parla di questo, Kierkegaard. Ripetendo Kierkegaard, la colpa che l'uomo sembra avere connaturata nella sua costituzione, ci sentiamo in colpa, siamo colpevoli. Freud interpreta così, ci sentiamo in colpa perché siamo gli eredi dell'uccisione del padre. Ma il padre che cos'è innanzitutto? È Dio, è il demonico, è il divino. E quindi senz'altro sì, la festa è la celebrazione del divino, ma in quel modo ambiguo, per cui sì, si celebra quel divino che da principio soffoca, da cui ci si è allontanati, lo si è respinto lontano e col quale si è capito che ci si deve alleare, la santa alleanza, la grande. Certo. Mi congratulo però col suo intervento. Grazie, Donato. Posso aggiungere una precisazione? Beh, la questione fondamentale effettivamente è enorme. L'intervento del professor Severino va inquadrato nella sua critica radicale della cultura occidentale, che da Parmenide in poi, cioè da Platone in poi, con il Parricidio, ha percorso una via erronea, distinguendo male tra essere e non essere. Io credo che Dante avesse chiaro molto il concetto di rischio del fare poesia rendendo la fine e mezzo. Personalmente sono convinto che mentre Gesù, parlando dell'uomo, parla del divino, Dante, trattando del divino, urlasse l'umanità. No? Quindi per lui sicuramente è un mezzo di elevazione la poesia, tutta l'analogia della Divina Commedia, ma per arrivare a Dio. La menzogna è bella, quando Dante usa la parola attenzione, se la menzogna è bella, la menzogna è vera. No, anticipa reale, perché la realtà è finita. Ricordo che ebbi una discussione con Don Giussani,
proposito di Leopardi, perché lui citava l'infinito e il naufragato è dolce in questo mare, e interpretava in senso cristiano l'infinito. Se non che, e torno a dire, guardiamo le 4.000 pagine, Leopardi compone l'infinito nel 1819, e cioè a 21 anni. È più precoce di Shelley, più precoce di Shelley. Ma in quello stesso periodo di tempo, nello Zibaldone, scrive che l'infinito è un'immagine illusoria del desiderio di piacere e la volontà di sopravvivere, senza di cui appunto si morirebbe. Quindi il tema dell'infinito, che per Don Giussani, che era una carissima persona, era una prova di una certa fase cristiana di Leopardi. Sì, c'è stata una breve pausa, ma che non è data dall'infinito. Non è data dall'infinito. Ripeto, c'è questo testo dello Zibaldone in cui usa perfino l'espressione "quando io parlo di una siepe, mi immagino un'infinità che non può essere reale, perché la realtà è finita, siamo piccole cose che non possono conoscere, e anzi sanno, e qui non sono più piccole, che le grandi cose non ci sono". Quindi eliminiamo questo presunto Leopardi cristiano. E quando Leopardi poi riflette sul concetto di poesia e filosofia, l'argomento è questo: che cos'è la verità? Ecco, un'altra cosa che mi sono dimenticato di citare, insomma, di ricordare prima, c'è un passo dello Zibaldone dove Leopardi dice: "per Socrate il massimo bene è l'episteme, e conoscere l'episteme". L'episteme è la verità assoluta scoperta dalla filosofia. Ma bisogna dire, dice Leopardi, tutto il contrario: il massimo male è l'episteme. Perché? Ma perché la verità ci fa vedere l'orrore. Allora, in questa, l'orrore, cioè il fatto che, dice Leopardi, sin dall'inizio io mi sentiva in mezzo al nulla, ed ero un nulla io stesso. È così lontano dal modo di pensare di un Locke, no? Anticipa quello che in fondo è il pensiero che sta diventando dominante a partire dai popoli ricchi. Insomma, le cose vere sono queste qui che abbiamo. Forse la tecnica ci aiuterà a allontanare il più possibile la morte, ma lo potrà eliminare del tutto, perché altrimenti una tecnica che mostra l'impossibilità della morte avrebbe quel carattere di episteme assoluta della verità che è impossibile. Mi sono spiegato? Se la tecnica riuscisse a mostrare l'impossibilità della morte e a produrre l'impossibilità della morte, e ci stanno tentando, ma senza sapere che il risultato che sarà conseguito non potrà essere l'assolutamente vera vittoria sulla morte, sarà una probabilmente vera vittoria sulla morte. Bene. Quando Leopardi parla, e dopo quel nucleo al quale invitavo il signore che prima ha preso la parola, quel nucleo dimostrativo con il quale
Le religioni devono fare i conti, le religioni del nostro, il monoteismo del nostro tempo deve fare i conti. Bene, quando mio padre dice la realtà, la verità qual è? È che tutto è nulla, nel senso che è stato e tornerà ad essere nulla. E allora, se c'è solo la filosofia a mostrare questo, la filosofia vera, è bene eliminare dallo sguardo la filosofia. Ma questo momento intermedio della posizione di Leopardi è superato poi dalla convinzione del genio, il quale è il poeta, che però non può essere l'abitatore della bella menzogna e basta, ma è l'abitatore della bella menzogna avendo dinanzi la verità, ma con la forza di sostenerne la vista, perché sin tanto che è filosofo, muore. Lo spettacolo, dicevo prima, del nulla è mortifero, è morto, nulla è morte e mortifero. Il canto è la, ripeto la citazione di prima, è la forza con cui l'anima vede la nullità delle cose. È il ecco, il sentimento del nulla, dice ancora Leopardi, è qualcosa di diverso dal nulla. Il grande sentimento del nulla è il genio, è colui che può dare la forza ancora che, a coloro che sanno capirlo, di sopravvivere ancora per un po' di fronte al formidabile monte sterminatore desevo che è la morte, che annienterà anche il genio. Ma il genio consentirà dopo la tecnica. Non so se sto rispondendo alla sua domanda. Se lei, se...